Benvenute e benvenuti a Talk Manor Games, l'appuntamento live nato dalla collaborazione tra Dario Digital RPG e Blood Manor Games, dove ogni mese approfondiamo insieme un nuovo gioco di ruolo. Io sono Dario e in questo episodio parliamo di Monster Hearts, Cuori di Mostro, di Avery Halder, edito in originale dalla Bard Without Ceremony, che ho pronunciato malissimo, perdonatemi, e in italiano da Narrativa, con la preziosa partecipazione di Dannato. Ciao, benvenuto. Ciao a tutti, grazie. Prima di iniziare vi ricordo al volo che ovviamente voi che siete in chat qui dal pubblico potete intervenire sia vocalmente che tramite la chat testuale con le vostre domande, curiosità e opinioni. Noi adesso parleremo un po' del gioco, faremo un po' una panoramica come siamo soliti fare in questo format e arrivati a un certo punto, se qualcuno di voi che sta seguendo ora live ha qualcosa da dire, vuole scriverlo quando vuole, ma anche intervenire vocalmente, non dovrà fare altro che alzare la manina virtuale e noi lo faremo intervenire in maniera da poterlo parlare. Ovviamente sappiate che è tutto registrato, quindi ogni cosa che direte sarà in peritura memoria sul mio canale YouTube Dario Digital RPG. E detto ciò, io lascerei la parola a Dannato che ci presenta Monster Hearts, Cuori di Mostro. E in realtà faccio subito una precisazione perché in realtà parleremo, voi nella grafica vedrete il logo di Monster Hearts, ma in realtà questa sera parleremo più che altro di Monster Hearts 2. La seconda edizione, diciamo, che adesso andremo un po' a spiegare quali sono le differenze eventualmente con la prima, eccetera. È, diciamo, l'edizione che trovate quando, se cercate Cuori di Mostro, troverete quella. Prego, allora io parto. Facciamo una cosa. Io parto sempre queste chiacchierate in realtà con una domanda che è sempre carina, secondo me, un po' per inquadrare subito il gioco, cioè: come descriveresti il gioco in una sola frase? Allora, direi che Monster Hearts è un power by apocalypse in cui si giocano vite incasinate di adolescenti che incidentalmente sono anche dei mostri, che segretamente sono anche dei mostri. E Perfetto. l'ordine con cui ho detto le cose è rilevante. E quindi il mostro è l'ultima cosa. Quindi incidentalmente sono anche dei mostri, ma prima di tutto sono vite incasinate di adolescenti. Di Ok. adolescenti, esatto. Perfetto, quindi direi che questo ha riassunto benissimo quello che andiamo a il gioco che andiamo a guardare questa sera. Il gioco in realtà, io guardavo anche un po' le descrizioni, penso anche forse la stessa sinossi che c'è dietro il manuale, ora non vorrei sbagliarmi. Comunque è molto chiaro su quello che si va a giocare, quindi io ti faccio questa domanda, ma è molto puntuale anche il manuale stesso, mi sembra. Quali ispirazioni abbiamo? Romanzi, serie TV o media per questo gioco? Allora, è una domanda molto interessante. Risponderò con due risposte. Una che è quella che secondo me è il gioco. L'altra è quella ufficiale, proprio dell'autrice. Ok, sì. Allora, perché spesso magari visto che è un gioco cioè, sono qua a parlarne perché è un gioco che gioco spesso, è uno, se non il mio gioco preferito. L'ho giocato tante volte, ho visto l'autrice che lo giocava, quindi sento di poterne parlare con una vaga cognizione di causa, poi ovviamente è vita che mi sono fatto io del gioco, chiaramente. Certo. Se devo pensare a delle serie TV o film simili, io direi 13 Reasons Why di Netflix, o Ok. Elite o Riverdale, che come noti sono tutte cose dove non c'è il soprannaturale dentro. Sì. Non mi verrebbe troppo da dire Buffy o Teen Wolf o The Vampire Diaries, perché appunto il focus è proprio tanto sulle vite incasinate degli adolescenti, dove l'aspetto mostruoso è metafora di quello che ti capita di casino nell'adolescenza.
Detto certo. questo, Monster, se uno vuole giocare Buffy, ce lo può pure fare con Monster Hearts. Però la parte, cioè, Buffy di Teen Wolf sono hanno molto una parte anche action o tanto di mystery o di urban fantasy. Quella parte lì il gioco non ti supporta nel giocarla. Ok. Ce la puoi mettere, ma ce la devi mettere tu. E se ti piace quella parte lì, te la metti te. Certo. La cosa che il gioco ti supporta tantissimo, invece, è la parte quella di drammi adolescenziali. Quindi per quello mi viene da dire tantissimo, secondo me, 13 Reasons Why. Al punto che, poi ne parleremo dopo, riesco a riconoscere i libretti, le pelli, dei personaggi della serie, per dire. Più che in Teen Wolf, che vabbè, uno dice, cioè, ci sono i lupi mannari, è ovvio. Però c'è tantissimo la parte di action, o la parte di mistica, o l'urban fantasy becerissimo. E questa era la mia risposta. Ora diciamo la risposta invece ufficiale. La risposta ufficiale, che è diciamo il punto in cui di solito il pubblico si stacca dalla talk. Allora, brevi cenni storici di cultura generale. Allora, nel 2008 Vincent e Maggie Baker iniziano a lavorare, forse erano anche già abbastanza avanti, ma iniziano a giocare in playtest Apocalypse World, che è il capostipite di quelli che vengono definiti Powered by Apocalypse. Poi magari dopo ne parleremo un attimo. E Monster Hearts è stato, non ho controllato, però ho sentito un'intervista di Vincent Baker che lo diceva, mi fido. Monster Hearts è stato il primo. Il primo Powered by Apocalypse dopo Apocalypse World. Ok. Perché Avery, l'autrice, faceva parte del gruppo di playtester fidati di Apocalypse World. Quindi già nel 2000, il gioco è Apocalypse World è edito 2010 ufficialmente. Però già nel 2008 Avery lo stava giocando e quindi gli entrava in testa. Penso te. Okay. Bene. Ora, nel 2008 capita una milestone micidiale culturale che travolge il mondo, che è l'uscita al cinema di Twilight. Ok. Twilight è l'unica vera fonte di ispirazione di Monster Hearts. Cioè, se tu senti Avery, l'autrice che ne parla, ti dice Monster Hearts è uno scontro tra due camion, uno è Apocalypse World e l'altro è Twilight. Ok. Per questo dicevo che la gente di sotto stacca qui. Ascoltare. Però lasciatemi spiegare che cosa intendeva Avery. Poi vabbè, ci sono delle interviste dove lo dice. E, dunque, ovviamente è una milestone culturale, perché se io dico Twilight, chiunque nel bene e nel male sa di cosa sto parlando. E negli Stati Uniti magari era ancora più aveva delle connotazioni ancora più grevi, perché esatto, infatti babba se ne va, dicevo. delle connessioni ancora più grevi, perché dunque Twilight è stato un fenomeno mondiale e lo leggevano e piaceva alle adolescenti o alle casalinghe, tant'è che 50 sfumature di grigio, che nasce come fanfiction di Twilight, il target è sempre quello, pure un po' più, un po' più alto, ma veniva letto, ma proprio accuratamente, dalla elite bianca culturale americana. La giovane elite bianca culturale americana delle università, dell'Ivy League, leggeva Twilight, ma proprio, e lo decostruiva frase per frase, dicendo: sono tutte minchiate, e guarda quante minchiate una dietro l'altra, frase per frase, proprio distrugge la narrativa americana, questo libro è la pietra tombale della nostra cultura. Okay. E fiumi di parole su Reddit, fiumi di parole furono spesi su Twilight da persone che non erano il target. E Avery, che nel senso il suo design è molto legato a, infatti quello che dicevi prima, Buried Without Ceremony, sì, è il suo sito, cioè non, certo, è una casa editrice, sì, è lei che, esatto, tu puoi andare lì, fai print of demand, ma è il suo sito, esatto. I suoi giochi sono, o meno una delle sue ispirazioni principali, sono nel dar voce a persone che di sotto non ce l'hanno. Sì. Quindi giochi delle comunità ai margini della società o mistrattate. E quindi le stava così sul cazzo che l'elite culturale americana fosse interessata a questa cosa, che non era neanche per loro, che ha detto: oh, io la prendo e invece la elevo a forma d'arte. Certo. E questa è la genesi di Monster Hearts.
estremamente interessante. Ci sono delle mosse che proprio ripercorrono delle scene del film. Poi ne potremo parlare dopo, ma sì, volentieri. Se uno ha visto il film e avendo in mente quello, legge il gioco, dice ho capito cosa intende qui. Ok, interessantissimo. Pensa a te, non la sapevo assolutamente questa genesi. Bello. E, quindi, detto ciò, facciamo un attimo una... dimmi anche te poi come ti senti meglio, come credi sia meglio fare. Io farei, se a te va bene, una brevissimissima spiegazione di che cos'è un Powered by the Apocalypse, ma proprio iper breve, e per andare poi nel dettaglio di come questo sistema mette in gioco queste tematiche che ci siamo detti. Certo, allora... tra l'altro pochi mesi fa è uscito proprio un articolo l'ha scritto Vincent Baker, poi ci tengo sempre a rimarcare che Apocalypse World è stato scritto insieme da Vincent Baker e Maggie Baker, che sono marito e moglie, ma questo articolo l'ha scritto specificatamente lui su che cos'è un Power by the Apocalypse, quindi mi sento di citare la fonte principale che te lo spiega. Certo. Lui dice, un gioco Power by the Apocalypse è un qualunque gioco che è stato scritto prendendo come punto di ispirazione Apocalypse World. Punto. E poi dice, va bene, ci sono volendo posso anche farti l'elenco dei vari elementi comuni, tipo ci sono i libretti, che fondamentalmente sono un po' tipo le classi del personaggio. Tu sei il personaggio, ti scegli questi libretti, che sono una pagina fondamentalmente con scritto che come crea il personaggio e anche che cosa fa. Sì. Il sistema di risoluzione tendenzialmente sono tiri due dadi e sommi una statistica. Ci sono tre tier di risultati. 10 più, che è il risultato forte, 7-9, che è un successo debole, e il 6-, che è un fallimento. Proprio lo chiama così. Le mosse sono un modo succinto per indicare un'azione o una risoluzione, un subsystem di risoluzione. Ci sono le mosse base a cui tutti hanno accesso e le mosse di libretto a cui soltanto... chi ha quel libretto ha accesso. Ci sono, il master non tira mai dadi. Ci sono le mosse del master di cerimonie, che è il nome in cui viene chiamato il master, e via dicendo. Però dice anche, in realtà non è una lista della spesa, e è anche un po' difficile dire qual è il minimo sindacabile per definire un Power by the Apocalypse, cioè nel senso, se hai libretti e non ha tutto il resto lo è, oppure se ha tutto il resto e non ha libretti no, se non usi da dire 6 non lo è più. E lui dice, in realtà fate voi, basta, poi lui dice, il marchio potete usarlo liberamente. Ok. Power by the Apocalypse a me sta bene, che è un gioco che è ispirato a Apocalypse World in qualsiasi modo, tant'è che tipo Undying è un gioco Power by the Apocalypse per giocare i vampiri, non hai dadi, per esempio, quindi già quello salta. Certo. Cult Divinity Lost, sì, è nettamente un Power by the Apocalypse, ma non hai dadi da 6, usa dadi da 10. Sì. E non hai libretti, non è una libretti. Roba un po' diversa. Certo. Quindi già quello pure è indubbiamente un Power by the Apocalypse. Ci sono dei sottoaltri sistemi che sono nati dall'ispirazione Power by the Apocalypse, tipo Blades in the Dark. Blades in the Dark sarebbe un Power by the Apocalypse, che poi però ha dato origine ai Forge in the Dark. Ok. E così Dream Askew sarebbe un Power by the Apocalypse, che però ha dato origine ai Belonging Outside Belonging, e così via. Sì. Quindi, diciamo che nel rispondere ho detto una super cazzola, ma ho anche elencato le cose di cui tendenzialmente ci sono dentro i Power by the Apocalypse. Sì, assolutamente, tutto molto chiaro. Infatti, come dicevamo prima, in realtà di registrare, non so se lo vogliamo dire adesso questa cosa, visto che stavamo parlando appunto, avevamo fatto un accenno del sistema. Io stavo dicendo a Dannato prima che ho giocato alcuni Powered by the Apocalypse, ho giocato Cuore di Mostro 2, mi sono piaciuti, ma trovo io da... Allora, non sono un giocatore tradizionale in senso stretto, nel senso che non gioco neanche da tantissimi anni, non ho tutto questo
questo strato da scrostarmi di dosso per entrare dentro a nuovi giochi. Però con i Powered by the Apocalypse ho sempre avuto un pelino di difficoltà, perché sono giochi particolari per quanto mi riguarda, per come li vedo io, perché hanno appunto, hai dei libretti, quindi un personaggio è definito dal suo libretto, che ha quindi delle caratteristiche specifiche, delle mosse specifiche, e ti porta proprio a giocarlo in una determinata direzione, e bisogna un po' lasciarsi guidare, secondo me, da queste da tutte queste informazioni che il gioco dà, che i libretti danno, che eccetera. Ma io mi sono sempre trovato a giocarlo in one shot, b-shot, quindi giocate molto brevi. E ne parlavamo prima che forse non è il modo giusto di giocare anche questi giochi. Ora ti lascio parlare a te, perché c'è tanto da leggere, c'è un libretto, è vero che è un foglio A4 piegato in due, sono quattro facciate, che comprende scheda, un po' di background, che cos'è il personaggio, il suo equipaggiamento a volte anche, insomma, ti dà tutto fondamentalmente. Però le mosse, soprattutto, che sono qualcosa che si attiva durante la narrazione, è qualcosa che definisce molto bene il personaggio e che andrebbero, secondo me, insomma, usate, o perlomeno devi muoverti in nella direzione che ti danno le tue mosse, altrimenti non stai giocando quel personaggio. E se lo giochi un po' in maniera così frettolosa, non lo so, io ho avuto un po' di difficoltà, mi sono sempre sentito che avrei avuto bisogno di qualche sessione in più, neanche una, qualche. Allora, secondo me è centrato un punto importante, che hai sentito che fondamentalmente giocandolo solo una sessione mancava qualcosa. Poi non metterei per forza, non darei la colpa per forza alle mosse, o che devi imparare, cioè non solo imparare, ma vedere il personaggio in azione con le mosse. Okay. Ne parlavo tra l'altro qualche giorno fa con altre persone, di come secondo me le mosse sono molto sopravvalutate nel definire i Power by Apocalypse, in realtà, o anche nel giudicare i libretti. Tipo, parlavo con un mio amico che diceva: sì, ho letto questi libretti, ma le mosse non mi ispiravano, non capivo la direzione che prendeva il personaggio. In realtà le mosse per me fanno un'altra cosa, e sono anche un elemento quasi tangenziale dei Power by Apocalypse. Ti aiutano a gestirlo, ma non è lì che c'è il fulcro tematico. La cosa importante però che hai notato è che dicevi: cacchio, giocando una sessione o due sentivo che non è, cioè, manca, è stata un'esperienza un po' sottile. Mm-hmm. Questo perché in realtà quasi tutti i Power by Apocalypse, ispirandosi ad Apocalypse World, hanno fondamentalmente come fulcro centrale del gioco il conflitto tra i personaggi. Ok. Che l'ho sparata abbastanza grossa, ma fondamentalmente Apocalypse World si basa su un modello che serve proprio a risolvere e far sbocciare il conflitto implicito o esplicito tra i personaggi fittizi del gioco. Questo perché tendenzialmente poi vabbè, sono stati fatti molti Power by Apocalypse diversi, dove questa cosa magari viene un po' meno, ma soprattutto nella primissima generazione uno degli aspetti importanti è che i personaggi hanno capacità di agire in modo indipendente e tendenzialmente, per come sono costruiti dai libretti, sono portati ad agire per interessi personali molto forti, che magari poi vengono messi contro agli altri. Non sempre le pulsioni dei personaggi sono compatibili l'uno con l'altro, anche se condividono la stessa arena e si spostano lì. Certo. Quindi questa cosa genera conflitto, e il conflitto e le mosse ti aiutano a risolverlo o a inasprirlo, uh-huh, o a disinnescarlo. Conflitto può degenerare tendenzialmente, se non viene interrotto, in violenza, oppure si trova un accordo, oppure si vede il fallout di questa violenza. Quindi tu hai bisogno, il problema è che il conflitto necessita di un po' di tempo per effettivamente montare e sbocciare. Sì. Soprattutto perché è un gioco che questo è uno dei punti focali di Ron Edwards, che è un altro degli autori di giochi che stimo molto. Lui dice che il medium con cui si gioca un gioco di ruolo in realtà è l'ascolto attivo e la reincorporazione di quello che uno ha detto. Okay. E
per quanto lui odia i Power by Apocalypse, non ho ben capito perché, non li ha capiti, vabbè. Comunque, nei Power by Apocalypse, soprattutto Apocalypse World e Monster Hearts, visto che stiamo parlando di questi due, si fa tantissimo la reincorporazione. Giocano fondamentalmente sulla reincorporazione, quindi se tu giochi la prima sessione, non fai neanche in tempo a reincorporare, la prima sessione tu fai il setup. È come se io ti dicessi, ti faccio provare scacchi, facciamo tre mosse, poi basta. Tu fai tre mosse e ti dico, beh, ti è piaciuto? E tu, no, tendenzialmente dici, ti faccio giocare tre turni di scacchi. Sì, certo. È un po' così. Cioè, tant'è che Monster Hearts è una cosa che poi, in realtà, anche Apocalypse World ce l'ha in realtà questa cosa, soprattutto le edizioni nuove, ma Monster Hearts c'era proprio chiarissima, ed è uno dei pochi casi in cui l'ho visto fare in un gioco di ruolo. Ti dice il gioco quando finire di giocare. Ovvio che uno può dire, non c'ho più voglia, basta, chiaro. Certo. Però c'è una procedura che ti dice, tu continui a giocare finché non si innesca questa cosa. Quando si innesca questa cosa, la prossima è l'ultima sessione, punto. Non ne puoi fare altre. Puoi farne altre, ma stai ignorando questa regola. Certo. Fondamentalmente, in tutti, la maggior parte dei Power by Apocalypse c'è un sistema di esperienza, tendenzialmente legata ai tiri. Originalmente era che tu tiravi ogni sessione avevi delle caratteristiche evidenziate, e quando tiravi quelle caratteristiche facevi esperienza. In Monster Hearts, la seconda edizione, visto che, come dicevi prima, parleremo tendenzialmente della seconda edizione, ogni volta che fallisci, che fai un 6 meno, fai però uno di esperienza. Okay. Quando arrivi a 5 esperienza, fai un avanzamento, che puoi usare per prendere mosse nuove o ottenere delle altre cose. Il primo che raggiunge il quinto avanzamento, può prendere gli avanzamenti di stagione, che sono dei mega avanzamenti unici, che ne puoi prendere solo uno a partita. Okay. Tipo, cambi completamente il libretto, o riscrivi il Darkest Self, poi parleremo, quando parlerò dei vari elementi del gioco dovrò spiegare anche che cos'è. Oppure prendi due mosse speciali che sono le mosse da adulto. Ok. Anche di questo è una cosa importante di cui mi piacerebbe parlare dopo. Infatti mi chiedevo... Poi... Sì, vai, aspetta, scusa. Aspetta, finito qui. Vai. Quando il primo ha preso questo avanzamento speciale, significa che la prossima sessione è l'ultima. Anche se avete un sacco di robe ancora irrisolte, la prossima è l'ultima, poi smettete. Al massimo potete poi dire, facciamo una seconda stagione dopo, ma la prossima è l'ultima. Ecco, infatti ti volevo chiedere, com'è vista questa cosa a livello tematico con il gioco? Sarebbe come una specie di risoluzione con la quale finisce una stagione, o è proprio, sarebbe un finale di serie? Direi che si può vivere benissimo con un finale di stagione. Finale di stagione, Per come sono scritte queste mosse qua di fine stagione. Mm. Perché sono tutte mosse che ti fanno evolvere il personaggio drammaticamente. Ok, infatti. Ok. Quella più drammatica penso che sia proprio le mosse da adulto. Mm. Perché? Stai crescendo, quindi... Sì. Se vuoi delle mosse da adulto te ne posso parlare anche ora, perché per parlare devo parlare delle mosse base. No, ma esatto, facciamo prima, magari andiamo con ordine un attimo, giusto per dare a chi ci ascolta un più o meno un iter, e cioè quindi... Com'è composta, ad esempio, appunto una scheda, un libretto, perdonami, in questo caso, e quindi in questo modo che quali elementi abbiamo e come questi entrano in gioco, così dopo... Allora, tendenzialmente si parte appunto dalla creazione dei personaggi, quindi la primissima cosa che viene fatta è che i giocatori al tavolo hanno sti libretti sparpagliati, li prendono e si rileggono. Ognuno rappresenta un archetipo di mostro. Oppure no, vabbè, sono tutti archetipi di mostro tranne quelli che non lo sono. Cioè, c'è tipo il fatato, il fantasma, il ghoul, il simulacro, quindi è o un costrutto o qualcuno che è nato dall'immaginazione di qualcuno, l'infernale, che è uno che ha fatto un patto col diavolo, il mortale, che è l'unico che non lo è, la regina. La regina è un personaggio che è a capo di un gruppetto. Può avere una componente soprannaturale, ma non per forza. Il vampiro, il licantropo e la strega. Quelli sono i libretti base. Quelli... Poi ci sono delle espansioni, che si chiamano Second Skins, ma quelli base del manuale sono questi qua. Ognuno di questi
ti aiuta, oltre a dirti tendenzialmente quale creatura mostruosa segretamente sei, ti dà anche una direzione tematica. Ci sono dei libretti che ti aiutano a esplorare dei temi legati appunto all'adolescenza, al crescere, al capire il nostro posto nel mondo, che è una cosa tendenzialmente che facciamo sempre, non facciamo soltanto al liceo. E oltre a questo, tendenzialmente ti danno tutte le cose che tirano i libretti classici di un Power by Apocalypse. Quindi sono, ti definiscono, ti danno degli spunti per definire la tua identità, quindi idee sul nome, idee sul look, idee su come appaiono i tuoi occhi, che è una cosa che per Apocalypse World è particolarmente importante, non ho capito bene perché, ma lo è. La tua origine, che magari appunto sei un simulacro, ma sei un simulacro che sei una statua che ha preso vita, sei un personaggio di una fanfiction che è uscito, sei l'amichetto immaginario che si è manifestato, cose di questo tipo. E la tua backstory. La backstory sono i legami che hai con gli altri personaggi, che è un punto molto importante perché definisce la situazione instabile di partenza. Questo perché il master, il maestro di cerimonie, l'MC, assolutamente non deve preparare una storia. Questo, il manuale è estremamente chiaro, c'è un paragrafo che per me è oro, che ti dice mantieni la storia selvaggia. Ok. Che ti dice, noi stiamo giocando per scoprire la vita incasinata di sti adolescenti. Non stiamo scrivendo una storia. Certo. La nostra storia non può essere così piccola che sta nella mente di una sola persona, ma è nata dal trovarsi qui e ora, ascoltarci, reincorporare quello che stiamo dicendo, conversare, e in questa conversazione viene fuori incidentalmente anche la loro storia. Se tu ti prepari la storia prima, il gioco non ti aiuterà minimamente a seguirla, e anzi ti metterà un sacco bastone di fare ruote, a meno che proprio non prendi il timone e la addomestichi. Invece Monsterhouse va giocato con la storia selvaggia, quindi non addomesticata, e tendenzialmente tutti i Power by Apocalypse hanno in comune questa cosa, certo. come filosofia, diciamo, a prescindere dal libretto sì, dado sì, eccetera. Quindi ti dà questi collegamenti tra i personaggi, ti dà le tue statistiche. Tu hai 4 statistiche, che sono caldo, freddo, instabile e oscuro. Mm-hmm. Ognuna di queste statistiche è legata a delle mosse. Questo perché magari io l'ho dato per scontato, ma magari ci sta ascoltando qualcuno che non sa cosa sono le mosse. Tu quando giochi a Apocalypse World o Monster Hearts, tendenzialmente sul tavolo hai questa pagina di mosse base, che sono delle subroutine, tipo quando fai violenza o quando scappi. Se tu in fiction il tuo personaggio fa quella cosa, tendenzialmente tutte le mosse sono scritte con un trigger e che cosa succede quando lo fai. Se tu in fiction fai quella cosa, il gioco si ferma e si attiva la mossa, che tendenzialmente è tira 2 dadi, sommali, somma sta statistica che c'hai, e in base al risultato segui quello che ti dice. Quindi è un gioco molto da ragioniere in quello, cioè devi far così, certo. Peraltro non puoi neanche dire sì, vabbè, stavo facendo sta cosa, ma dai, la mossa non attiviamola. No, se tu in fiction fai quella cosa, la mossa si attiva. Viceversa, se tu vuoi fare quella mossa, devi anche fare quella cosa in fiction. Certo. E le mosse sono diciamo, il vero scopo della mossa è anche un po' darti un po' il mood e anche rafforzare tematicamente il fulcro del gioco. Tipo, visto che Monster Hearts è un gioco dove noi stiamo giocando per scoprire la vita incasinata di sti adolescenti, la loro scoperta di un posto nel mondo, la loro scoperta della felicità o dell'illusione della felicità e della loro identità, su questo possiamo parlarci dopo un po' più nel dettaglio perché è importante il concetto dell'identità, le mosse servono a incentivare questo procedimento nel bene e nel male. Sì, sì, assolutamente. Ogni libretto c'ha anche delle mosse specifiche, ed era il discorso che facevo prima. Ogni libretto, oltre a essere un archetipo mostruoso, ha anche dei temi dentro. Non sono scritti in modo palese, devi un po' dedurli. Le mosse dei libretti, che sono delle mosse che hai solo tu, se tu sei il vampiro, c'hai quelle mosse del vampiro. Gli altri non ce li hanno. Certo. C'è un modo per mischiarli, ma vabbè. Le mosse dei libretti servono a rafforzare quei temi lì che ci sono nel libretto. Tipo il vampiro,
serve a indagare la tematica delle relazioni tossiche o degli squilibri di potere nelle relazioni o lo sfruttare gli altri. Invece il ghoul ha delle mosse che servono a esplorare il tema dell'ossessione e della dipendenza, ad esempio. Certo. L'infernale, quello che ha fatto patto col diavolo, ha il rapporto della dipendenza da sostanze e la codipendenza con qualcuno che è più forte di te, che è più potente di te, e così via. E sono sì. una dozzina e ognuno ha dei temi dentro e tendenzialmente poi ognuno leggendolo magari gli ispira un singolo elemento di quel libretto lì, se lo piglia, se lo gioca come vuole, non è che deve per forza andare a esplorare un tema per forza. Sì, certo. No, no, infatti questa cosa qui la notavo molto interessante e peraltro, scusami, cambio un attimo argomento, ma solo apparentemente, nel senso che a me questa cosa, forse dirò un'eresia, ma all'inizio quando abbiamo citato le ispirazioni e le eventuali fonti, a me in realtà è venuto in mente anche una serie nuova, è lo spin-off di The Boys, che è Gen V, che non so se l'hai visto, che è No, ho sentito parlare, ma... ambientato ovviamente, vabbè, a livello molto più cacciarone, se vogliamo, sopra le righe, sicuramente c'è dell'action com'è, però ho visto che ad esempio lì è una specie di università per supereroi, ma i superpoteri, fra virgolette, che questi ragazzi hanno, in realtà sono tutte rappresentazioni di qualcosa. Cioè, quello che è invisibile per un motivo. Quello che sa volare o sa fare un'altra cosa lo fa perché se ne vuole andare o perché vuol fare. Cioè, è tutto relativo al loro modo di sentirsi, di sentire la propria, non più adolescenza perché sono un pochino più grandini, però il proprio corpo che cambia, eccetera. Quindi mi era venuto che di fare un'associazione anche con questo gioco, che ci sarebbe stata una trasposizione di Sì, quella tra l'altro, serie. se ti piace Gen V e vuoi provare un altro gioco Power by Apocalypse, ti consiglio Masks. Tipo Ah, Maschere, l'avevo Masks, che sentito. serve a giocare. È molto ispirato a Monster Hearts, ma per gli adolescenti, per i supereroi adolescenti. Allora vedi. Ok. Allora è quella roba lì sicuramente. Ok, scusami se ti ho interrotto, ma mi era venuta in mente questa cosa qui nel mentre. Sì, infatti adesso anche per chiarire a chi ci stava ascoltando, ad esempio io qui davanti ho il foglio delle mosse base di Monster Hearts 2. Le mosse base sono eccitare qualcuno, che è la prima, quando ecciti qualcuno, mantenere il controllo, quando mantieni il controllo e agisci nonostante la paura, guardare nell'abisso, danno, quando i personaggi si fanno male ovviamente, eccetera, eccetera. Invece ad esempio qui ho una scheda che è quella del fantasma. E ha delle mosse, ad esempio ha il trauma irrisolto, ogni qualvolta qualcuno ti riporta alla mente della tua morte, senza limiti, puoi camminare attraverso i muri, volare, colpa proiettata, stalker, che è quando osservi in segreto qualcuno nei suoi momenti più intimi, magari mentre dorme o si trucca, eccetera, eccetera. Questo per darvi l'idea del tipo di cose che si possono fare. Dimmi tu se volevi, se volevi dire altro, perché dopo ovviamente c'è una tematica che ovviamente ogni santissima volta che si parla di Monster Hearts salta fuori, che c'è la mossa sessuale, quindi dobbiamo giocare questo tema o dobbiamo per forza mettere in gioco è questa cosa. Dimmi tu dopo, perché questa cosa è una roba molto Questo tipica di questo sicuramente è gioco. una cosa di cui sicuramente parleremo. No, Esatto. volevo Vai pure, tornare vai un attimo pure. Sì. sulle mosse, visto che citavi le mosse base. Sì. Dunque, volevo far notare una cosa sulle mosse base, che no, come dicevo prima, nei Power by Apocalypse le mosse servono a indirizzarti un po', a farti un po' da faro tematico. Per quello dicevo che Buffy è un po' poco, cioè un po' poco Buffy, perché tutte le cose di azione tendenzialmente sarebbero risolte sempre con fare violenza, scappare Esatto. o mantenere il controllo quando hai paura. Che, ok, sì, Buffy fa queste cose, i personaggi di Buffy fanno queste cose, ma per come è scritta la mossa, è più importante il risultato, cioè il fallout di questa cosa, piuttosto che l'atto eroico
di andare a uccidere il vampiro nella cantina della scuola. Sta cosa, certo, la puoi pure fare in Monster Hearts, ma le mosse, cioè, ok, il gioco però non parlerà di quello. Che, mm-hmm, come dicevo prima, sono vite incasinate che incidentalmente vanno pure a impalettare il vampiro nella cantina, per dire. Certo. Quindi Monster Hearts è partito dal concetto di mossa di Apocalypse World e l'ha riscritte, tenendo a mente questo. E ce ne sono alcune che sono nate qui. Poi le ritroviamo anche in altri giochi, tipo Masks prende molto questo framework, mm-hmm, un altro è 30 Sword Lesbians, sì, prende molto il framework e le mosse di Monster Hearts. Però tendenzialmente eccitare qualcuno, sciattare qualcuno, in italiano è gelare, sarebbe smerdare, sì, qualcuno, esatto, e guardare nell'abisso tendenzialmente viene pari pari da Apocalypse World. Le due principali di Monster Hearts originali sono eccitare qualcuno e gelare qualcuno, sì, che è il contrario fondamentalmente. E ci tenevo a dirlo perché è una delle differenze principali fra la prima e la seconda edizione. Nella prima edizione c'è una mossa che è manipolare gli altri, che si attiva quando tu vuoi parli con qualcuno e vuoi convincerlo a fare qualcosa per te. Ok. Questa cosa è stata tolta nella seconda edizione, proprio non c'è più la mossa, il che vuol dire che se tu parli, tu puoi ancora parlare a uno convincendolo a fare qualcosa, ma non si attiva niente, quindi tendenzialmente è o l'altro giocatore, se lo stai facendo a un altro personaggio, o l'MC, se lo fai a un PNG, che decide come ti risponde l'altro. Certo. Se gli dici no, vieni con me alla festa, l'altro non ci accazzi, non ci viene. Mentre, certo, nella prima edizione magari tiravi manipolare, poteva essere che questa cosa lo costringeva a venirti dietro. Mm-hmm. L'unico modo per costringere qualcuno a fare quello che tu vuoi è spendendo un filo. E questa è l'economia di base di Monster Hearts. Esatto. In inglese si chiamano string. Mm-hmm. Infatti io quando gioco le chiamo string, perché ho iniziato a giocarlo nel 2000. In inglese lo dicevo string, quindi poi dopo è stato tradotto fili perché la mossa quando tu usi un filo è tirare le fila, quindi, okay, tu hai, sì, fili su qualcuno, perché rappresenta fondamentalmente l'ascendente nel bene e nel male che tu hai su quella persona. Magari non ne sei neanche consapevole di essere importante per quella persona lì, però hai questo ascendente, certo. O invece magari è una cosa che ti sei coltivato in modo manipolatorio. Però i fili sono la quantità di ascendente che hai su una persona. L'unico modo quindi per cercare di obbligarlo a fare qualcosa è tirando un filo. Ok. Se tu lo fai su un altro PG, semplicemente il giocatore può decidere anche di non farlo. Se lo fa, però fa esperienza. Ok. Quindi è tentare la carota, ti tento a farlo. Se lo fai su un PNG, invece, l'MC è tenuto a dirti, o dice vabbè ok lo faccio, oppure è tenuto comunque a dirti che cosa gli devi dare, offrire o che minacce devi fargli per convincerlo. Se fai quella roba lui però lo fa. Quindi l'unico modo per obbligare qualcuno a fare una cosa che vuoi tu è usando un filo. Okay. I fili si ottengono tendenzialmente in due modi, eccitando e smerdando, che sono i due modi in cui gli adolescenti utilizzano, creano le scale gerarchiche. Ok, certo. Assolutamente senso. Ma scusami un attimo, poi, questa poi, cosa dei fili, quindi nella prima edizione c'era? Sì. C'era comunque, C'era comunque, però era molto meno impattante. Certo. E tu potevi comunque manipolare qualcuno senza avere un filo. Certo, infatti. E quindi, perché tu in realtà puoi tirare un filo anche per avere altre cose. Puoi anche tipo tirare per, se tu li stai facendo male, per fargli ancora più male, o se tu li stai facendo una mossa contro per avere un più uno, o per dargli una condizione. Anche le condizioni sono una cosa importante di cui vorrei parlare. Fondamentalmente tu nel corso del gioco potresti ricevere e dare delle condizioni, che è un termine terribile, perché se io ti dico condizione tu cosa capisci? Sì, sa di danno. Cioè, oppure dici, la tipica roba tipo gamba rotta. Gamba rotta, oppure, esatto. Sì, spaventato, così, esatto. Ok, non è così. La condizione in realtà sarebbe stato più giusto chiamarle tipo etichette. Mm. Perché sono la tipica cosa che quando tu vai a scuola la gente ti chiama così alle tue spalle. Ah, ok, ok. E ha una duplice forza, perché sia come ti vedono gli altri a livello superficiale, ma a furia di sentirtelo dire, un po' magari inizi a dire, ma magari è vero che sono così. Mm. E quindi qua tu hai due scelte, o abbracci sta condizione,
15, oh, mi dite che sono stronzo, mi comporto da stronzo. Oppure okay, cerco di farvi vedere che non lo sono. Infatti l'unico modo per toglierti una condizione è agire per dimostrare che non è vera. Ok. E tu dai le condizioni smerdando, con la mossa smerdare, che è shutdown, gelare, nella versione per i minorenni del gioco di narrativa. Esatto. Che è fondamentalmente quando fai una cattiveria verso qualcuno per far vedere che sei più forte tu, o fai un qualcosa per far vedere che quello lì non era così forte come crede, okay, o così figo come crede, e quindi tendenzialmente gli dai un'etichetta, certo, che gli altri poi dicono: ah cazzo, che hai sentito che si sono menati e lui è scappato, è proprio un codardo, quindi sì, per sì, dire. Avrai, e quello dice, no, non è vero, ti dimostro, sì, che avrà l'etichetta codardo, certo. Sì, 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 sì. E tu puoi spendere un filo per dare una condizione a uno. Che vuoi, okay, metti in giro una voce, la gente ti vede così. Sì, finché sì, tu non fai qualcosa per convincerli che non è vero. E, quindi, diciamo, sul gelare è abbastanza chiaro. Su eccitare voglio spendere due parole, perché sì, è una mossa che funziona in modo un po' diverso dalle altre. Perché, come dicevo prima, tendenzialmente tu per fare una mossa devi fare una roba in fiction. Se tu vuoi fare del male a qualcuno, fisicamente del male, devi farlo in fiction. Se tu vuoi scappare, devi fisicamente poter scappare. Mm-hmm. Se stai gelando qualcuno, devi effettivamente dire qualcosa che lo può ferire, o fargli uno scherzo, o una minaccia, o qualcosa. Eccitare funziona, può funzionare in modo diverso. Può essere che tu ecciti qualcuno senza volerlo. Ok. Può essere che tu entri mentre stai finendo di fare le vasche per l'allenamento della squadra di nuoto, uh-huh, esci dalla piscina tutto col capello umido, non nel mio caso magari no, e il master ti dice: ah ok, tira per eccitarlo. E tu dici: ma aspetta, non ho fatto un no, tira per eccitarlo. Okay. Puoi anche farlo tu, puoi anche dire: no, io coscientemente sto facendo questa cosa per eccitarlo. Certo. Puoi farlo, ma il master è spinto, l'MC è spinto a giocare molto sporco su eccitare qualcuno. Sì, sì, beh, tipica scena in cui quello che si scrolla i capelli, oppure lui che esce con le goccioline e cose, e tutti o tutte che lo guardano. E lui, sì, 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 assolutamente. Ma non solo, eccitare qualcuno ha un'implicazione molto grossa, che quando devo giocare a Monster Hearts tendenzialmente la dico subito, che è che tu non sei in controllo della sessualità del tuo personaggio. Ok. Perché tu puoi potenzialmente essere citato da chiunque. Ok. E questo è proprio uno dei punti salienti del gioco e uno degli statement tematici che Avery voleva mettere nel gioco. Certo. Ed è anche una delle fonti di orrore del gioco. Cioè, tu non perdi il controllo del tuo corpo. Diventa mm-hmm. quasi una roba da body horror. Cioè, tu dici... Cioè, scena, tu stai giocando a football americano. Vai... Mm-hmm. C'è Brandon che ti placca e l'MC ti dice: ti viene un'erezione. Ok. Oppure dice: eccitalo, se dici sì, più, ti viene un'erezione. Certo. Lì hai perso il controllo del tuo corpo. La cosa che fa la mossa eccitare però è ti dice: tu perdi il controllo del corpo, ma tu giocatore mantieni assolutamente il controllo della tua reazione. Ok. Nel senso dici: ok, ti ha eccitato Brandon... Che tu c'hai Stacy, che è la tua ragazza, lì certo, sulle spalti, e ti sei accorto che ti ha eccitato Brandon col placcaggio. Certo. Come reagisci? E dici: faccio finta di niente, oppure va, è interessante, poi vado a parlarci, o mi incazzo con me stesso, o mi incazzo con Stacy. Cioè, lì sì, sì, è it's up to you come reagisci alla certo, perdita del controllo del tuo corpo. Certo. E questa è una cosa molto importante, perché comunque Monster Hearts, per citare Vampire the Masquerade, è un gioco di intimo orrore, ma intimo davvero. Sì, sì. E poi non so quante persone queer ci stanno ascoltando, però tipo parlo per me stesso. Mm-hmm. Io durante l'adolescenza, durante il liceo, quando ho man mano preso coscienza dell'essere gay, mm-hmm. è una cosa che ho vissuto con orrore, comunque. Perché senti il tuo corpo che tu prima davi per scontato un qualcosa o non ci pensavi nemmeno e vedi che non è così come dovrebbe essere. Quindi è proprio una roba da body horror quasi. Poi spero che le generazioni nuove, o non tutte, hanno vissuto per forza questa cosa con orrore. Certo. Ma spesso c'è questa cosa qua. O anche tipo la consapevolezza di iniziare a capire
di essere transgender. Mm-hmm. Che è un altro dei punti di molti giochi di Avery, che è una ragazza trans, diciamo. Sì. E per lei è stato molto terapeutico il gioco di ruolo, non terapeutico, diciamo illuminante. Cioè, si è resa conto, cioè ha utilizzato il gioco di ruolo anche inconsapevolmente per fare questo lavoro di autoesplorazione su se stessa. Certo. E questo qua è un tema molto importante nel gioco di Monster Hearts. Il fatto che per questa cosa qua di citare qualcuno che può essere tirata a caso, poi magari è una roba che dici, vabbè, non gli do troppa importanza. Ma può essere che invece a te risuona un sacco e dici, cazzo, che effettivamente come reagisci il mio personaggio? C'è la ragazza e si accorge che viene citato dal compagno di o dallo sfigato o da un'altra ragazza, per dire. Sì, sì. Come reagisce? Assolutamente. Poi, nella seconda edizione, Avery ha anche inserito delle regole per giocare la asessualità. Ok. Che per me possono essere anche utilizzate, è una roba che propongo io, non c'è scritta nel manuale, ma si può utilizzare se una persona proprio non vuole giocare tematiche così fortemente queer, si può utilizzare quella meccanica per darti un minimo di controllo sulla tua sessualità, se vuoi. Ok. Perché è una mossa che fondamentalmente dice, se tu dici no, il mio personaggio non può essere citato da questa cosa qui, allora si attiva un'altra mossa, si attiva gelare invece che citare. Ok. Così dice. Quindi se uno dice, no guarda, non voglio giocare con sta tematica queer molto preponderante, una risposta potrebbe essere, allora forse Monster Hearts non è il gioco per te, un'altra invece potrebbe essere, ok, facciamo che allora se tu ritieni, stai un po' più in controllo, se proprio ritieni, però usala con le pinze. Se proprio ritieni che il tuo personaggio non è citabile da questa cosa, dimmelo, che usiamo la mossa della asessualità. Certo. Però il gioco è uno dei punti molto, molto forti del gioco. Sì, sì. Ed è molto interessante anche soprattutto con quello che dicevi inizialmente, perché l'ordine in cui hai dato le parole, no? Che dicevi, l'ordine non è casuale, di come hai descritto il gioco... E ovviamente la cosa di essere mostri veniva alla fine, e che essere mostri però è qualcosa che, perché gli altri ti vedono come mostro, o perché tu ti senti un mostro, o perché è fondamentalmente una cosa che ti cambia, però ti cambia insieme a queste cose qua che sono quasi ancora più mostruose, o perlomeno possono essere percepite come più problematiche quasi che non essere licantropo. Vabbè, ma chi se ne frega, se sono licantropo, mi hai citato Brandon, capito? Hai detto una cosa molto importante, che hai detto ti vedi come un mostro. E qua c'è una roba che è proprio nelle regole e in tutti i libretti, che è il darkest self, il sé oscuro. Ok. Che serve proprio a questo. Serve a ridarti la sensazione da adolescente di un po' che tutto il mondo, che è contro tutto il mondo, ma soprattutto di sentirti sbagliato e di dire sono sbagliato, vaffanculo, sono sbagliato fino in fondo. Ok. Ogni libretto infatti ha un piccolo trafiletto che è il darkest self, il sé oscuro, molto, molto Jung qua. Che tendenzialmente ti dà delle indicazioni di come dei suggerimenti di roleplay. È un po' tipo, cioè bassa umanità in vampiri, diciamo. Mm-hmm. Si attiva in certe circostanze, tipo l'MC tipo dire entri in sé oscuro, o delle mosse ti dicono entri in sé oscuro, e da quel momento lì tu ti leggi il tuo paragrafo e il tuo libretto ti suggerisce di interpretare così il tuo personaggio. Certe volte ci sono delle robe che succedono in fiction, tipo il licantropo dice e diventi una bestia per di controllo fine. Certo. Però se alcuni che sono un po' più sottili, la maggior parte sono un po' più sottili, tipo prendiamone uno proprio, ecco, tipo il mortale, ma il mortale magari no perché è quello meno il fatato. Prendiamo tipo il vampiro, dai, il vampiro che è abbastanza esemplare. Il dark self del vampiro dice tutte quanti sono tue pedine, sono i tuoi giocattoli. Mm-hmm. Fagli del male, sfrutta le loro vulnerabilità per divertimento, come un gatto che gioca col topo. Magari puoi anche prosciugarli di tutto il sangue, tanto chi se ne frega. Sì, sì. E quindi qua non sta succedendo qualcosa in fiction, sono solo dei suggerimenti di
come andare a spingere sul tuo personaggio, e sei tenuto a farlo, perché essere in sé oscuro è una condizione, cioè tu è un interruttore on off, o sei in sé oscuro o non lo sei. Certo. Tutti i sé oscuri hanno anche la clausola per uscirne, sì, che è fuggi dal tuo sé oscuro, tipo il vampiro dice, quando qualcuno ti mette al tuo posto, da qualcuno che tu ritieni essere più importante di te, e quindi, certo, ti fa capire che non sei in cima alla catena alimentare come credevi. Sì, sì. Ci sono partite di Monster Hearts dove i personaggi sono rimasti in oscuro sempre, va benissimo. Tendenzialmente abbraccia il dramma, va bene anche così. E è proprio la roba che dicevi, è questa cosa qua che è tematicamente, questo meccanismo, che ho visto solo in Monster Hearts, dico, direi, dei Power Bar Apocalypse, direi di sì. Ti fa abbracciare il fatto di sentirti tu stesso un mostro. Magari non lo sei, sei una persona poveraccio come tutti gli altri che va a scuola e prende 4 il latino come tutti. Certo. Ma ti senti un mostro per via delle strutture sociali che iniziano a formarsi lì, che ce le portiamo appresso per tutta la vita. Certo. E infatti io qui, vabbè, l'avevo scaricato casualmente dal sito di narrativa, e ho la scheda del fantasma, che era quella che leggevo anche prima, che è tristissima la cosa, perché ovviamente il sé oscuro è divieni invisibile, nessuno può vederti, percepirti o sentire la tua voce. Puoi ancora influenzare oggetti inanimati, ma questo è il tuo unico mezzo di comunicazione. Che a questo punto mi viene da dire, ma tu sei davvero invisibile o ti senti invisibile, quindi nessuno ti vede? Quindi gli altri ti... La differenza è poca in ti trattano realtà. Da invisibile. Esatto, e ti trattano da invisibile. La differenza in realtà è poca, perché per te tu sei invisibile, e qui esci dal tuo sé oscuro quando qualcuno riconosce la tua presenza e dimostra quanto ti voglia avere intorno. Quindi, quando senti di essere voluto, di essere visto. È che può essere anche tragico se non succede mai. Cavolo, porca vacca, se è tragico. Se non succede mai, tra l'altro tu dice che puoi ancora influenzare il mondo e gli oggetti inanimati. Gli oggetti inanimati, è la certo. Tipica cosa, è la tipica scena da Poltergeist. Dove se a un certo punto ti rendi conto che nessuno ti vuole bene, ti dice vaffanculo, uccido tutti. Esatto. E fai il casino con le robe della palestra. Esatto. Classico. Sì. Ah, molto bello, infatti... estremamente profondo. Poi sulla mossa sessuale, visto che mi è caduto l'occhio sul libretto che dici sì, prima, che è sopra il sé allora, oscuro, esatto, secondo me è molto meno, cioè nel senso ha molte meno implicazioni rispetto che la mossa di eccitare, perché la mossa di eccitare, come ho detto, ha delle implicazioni enormi, sì, anche perché la mossa sessuale l'ha presa pari pari da Apocalypse World. Apocalypse World è il primo dove c'è la mossa sessuale, l'è chiamata mossa speciale. Okay. Ispirata tra l'altro da Sex and Sorcery, che è un supplemento di Sorcerer di Ron Edwards, che è un manuale che non ha la mossa sessuale, però addressa direttamente la sessualità, ed è una cosa che nei giochi di ruolo era all'epoca molto strano che succedesse. Ad esempio, una cosa che non ho controllato, mi fido di Ron Edwards, ma nelle prime edizioni di La Leggenda dei Cinque Anelli, lui ha detto, lo so perché conosco uno che ha lavorato nel team di sviluppo, me l'ha detto, le indicazioni della casa editrice, non mi ricordo chi era la casa editrice della Leggenda dei Cinque Anelli, ma l'indicazione editoriale sulla sessualità, proprio letterale, era, quando lavorate i manuali della Leggenda dei Cinque Anelli, fate finta che la gente sia nata sotto le rape. Ok. Quindi per dire che la sessualità nei giochi di ruolo era sempre un po' estranea, quindi... Sì. È quasi, cioè per me la mossa sessuale non è così importante o così interessante, perché fu messa in Apocalypse War quasi come provocazione. Certo. È interessante solo perché l'effetto che fa è che magari uno effettivamente sta giocando a un gioco di ruolo, non gli viene in mente di fare la scena di sesso, ma il fatto che tu abbia la mossa sessuale nel libretto ti fa dire, ah, ma allora si scopa? Che senso? E quindi certo. Magari effettivamente vengono giocate delle scene sessuali. Sì. O ti vieni portato effettivamente a dire, no aspetta, ma è importante capire se dopo l'appuntamento abbiamo fatto sesso o no, perché se attiva la mossa succedono delle cose, certo. se lo facciamo, quindi sì o no. Certo. Poi si può andare chiaramente nel dettaglio quanto si vuole, cioè tipo quando una volta che ho giocato io è stato rilevante capire anche la posizione dei due, puoi anche non farlo, però comunque il fatto che tu hai sul libretto
scritto certo. mossa sessuale, succede questo quando scopi, dici, ah, ma interessante, proviamo. Sì, sì. E ognuni, ogni libretto ce l'ha diversa, cioè... Sì, come, ogni... è diversa e tematica per ognuno. Ad esempio, okay. il fatato, che ha come tema il valore delle promesse, mm-hmm. ha il fatto che quando... Poi il fatato è una delle rare dove non devi fare sesso per attivarla, basta che già siete nudi insieme, non serve che si scopa. Okay. Ma alla fine gli puoi chiedere una promessa. E per il fatato le promesse sono importantissime. Quindi sono tutte, anche le mosse sessuali sono tematiche. Certo, libretto. Certo. Bello, sì. E mi viene da dire, adesso vabbè, una domanda banale che forse tanto banale non è, ma come viene trattato nel manuale... anche tutti i sistemi di sicurezza o qualcosa del genere o tutte quelle cose così, perché mettendo in gioco comunque diverse tematiche potenzialmente intime, anzi sicuramente intime e potenzialmente forti, il manuale le tratta bene, spiega bene come gestirsele o è... Allora, c'è un capitolo intero che è solo su meccaniche di sicurezza o di suggerimenti su, ad esempio, voglio, comunque sto andando a giocare personaggi queer, magari io non sono queer, che suggerimenti mi dai? Oppure voglio giocare un personaggio un personaggio di colore, io non lo sono. Certo. Come fa? Cioè, Avery ha raccolto una serie di articoli e suggerimenti su come farlo. Ci sono delle, diciamo, è un capitoletto tendenzialmente. Ok. Non è che io proprio la stimi tantissimo questa cosa, perché ad esempio in una mette chiaro e tondo tipo di usare la X-Card, che per me è uno degli strumenti più abominevoli mai esistenti, però è un discorso un po' mio, non so quanto ha senso che parlo adesso di meccanismi di sicurezza. No, mi chiede, beh vabbè, ora... È ovvio che dire, sei tu a parlare, quindi è ovvio che, voglio dire, siamo qui anche per sentire tu cosa ne pensi, no? Mi chiedevo più che altro come venivano trattati, cioè nel senso, mettendo in gioco tutta questo popò di roba, se dava degli strumenti che adesso, al netto di quanto uno possa ritenerne più o meno valido un tipo o l'altro, se comunque si era impegnata, diciamo, nel manuale per dare un po' di strumenti per gestire tutto, cioè, questo gioco. Nel manuale ci sono proprio delle tecniche, okay. tipo il Fade into Black, l'X Card, certo. e suggerimenti su come approcciarci a personaggi diversi da noi, che è una cosa molto importante secondo me. Certo. Quindi nei manuali ci sono, tant'è che Vincent Baker prende un po' in giro Avery, perché Vincent e Maggie Baker hanno scritto Apocalypse World con un tono anche molto da troll. Cioè è un manuale che se lo leggi dici what, ed è anche pieno tipo di bestemmie, cioè per loro la parola fuck viene considerata una bestemmia, è come se tu in un manuale scrivi una bestemmia. Ok. Tant'è che hanno dovuto fare una versione nuova per gli per i minorenni, perché così non ci sono le bestemmie dentro, sai com'è. E all'epoca, nel 2010, quando uscì Apocalypse World, un sacco di... Vincent ha proprio detto che l'ha fatto apposta per creare hype sul gioco. Di scriverlo in modo così incomprensibile e così schietto, apposta per dire che cazzo sto leggendo. Okay. E quindi la gente continua a parlarne in internet, e l'importante è che se ne parli. Certo. Quindi E scherzando dice, Avery è salita sul carro dei vincitori sfruttando il sistema, ma il suo manuale invece è scritto coi fiorellini, tutto vogliamoci bene, bene. Okay. E però dice un po' per scherzare, questo per dire però che davvero il manuale è scritto con una accessibilità diversa, cioè molto più accessibile a Monster Hearts rispetto che Apocalypse World. Okay. Cioè, Apocalypse World stai leggendo un testo di iniziazione da massoneria. Certo. Monster Hearts... Se lo leggi tutto, sembra un libro normale, quantomeno. Okay. Poi, sulla sicurezza, l'unica roba che volevo dire, se non si vuole entrare troppo nel discorso, è citare un articolo di Maggie Baker. Sto citando sempre quattro persone, ma sono quelle che mi hanno influenzato di più dal punto di vista ludico. Sono Ron Edwards, Avery Alder, Vincent e Maggie Baker e Paul Sega. E Maggie Baker dice...
ho notato, cioè, noto due approcci che si possono dare alla sicurezza, entrambi validi. L'importante è deciderli prima quali devo utilizzare. E li ho chiamati nessuno si fa male e io non ti abbandonerò. Mm. Ora, qua aggiungo io, lo standard nella comunità dei giochi di ruolo, soprattutto italiana, è di giocare di default, senza sapere, si chiama così, in modalità nessuno si farà male. Tant'è che di default, nel bene e nel male, prima di giocare c'è tipo, bene, facciamo le linee veli, oppure bene, questa è la X card. Sì. Questo qui è un modo di giocare che Maggie Baker definisce nessuno si farà male, ovvero noi qua al tavolo, prima di giocare, siamo consapevoli di dire, oh, comunque non vogliamo una roba che ci traumatizza, non vogliamo sentire fastidio in nessun modo. Mm-hmm. Riconosciamo questa cosa e quindi se qualcosa ci dà fastidio diciamola e non mettiamola. E quindi ci sono sacrosantissime tecniche per evitare questa cosa. Tipo le linee veli, uno può anche non farlo per forza prima, però sapere che a un certo punto puoi dire guarda, sta cosa mi dà fastidio, certo, non mettiamolo, oppure meglio non parlarne troppo, velo, per dire. Sì. Perché abbiamo deciso consapevolmente di giocare in nessuno si farà male. Mm-hmm. C'è un altro modo di giocare che lei definisce io non ti abbandonerò, io non ti abbandonerò, I will not abandon you. Ok. Che è, potrebbe essere che nel gioco vengano trattate tematiche che potrebbero crearti un fastidio o farti sentire a disagio. Però noi qua stiamo accettando che può capitare, e se capita, invece di dire no, aspetta, proveremo ad abbracciare il disagio, a cavalcarlo, ad ascoltarlo e andare fino in fondo, sapendo che però io non ti abbandonerò. Cioè, sono qui con te, cioè sei comunque in un gruppo di persone sicuro, che non è che lo sto facendo apposta perché sono stronzo, certo, o che se vedo che sei a disagio ci vado a spingere su quella roba. È molto interessante questa cosa, ma ovviamente presuppone però il fatto che uno dica di non sentirsi a proprio agio con qualcosa, però si procede, allora, anziché sfumarla. Puoi anche non dirlo. Ok. Anzi, tendenzialmente in I will not abandon you tu non lo dici. Mm. Oppure puoi dirlo, guarda, effettivamente a me dà fastidio le molestie, giochiamo I will not abandon you e se c'è una molestia io però sono on board di giocarla, anche se so che mi dà fastidio. Okay. Perché voglio, magari è una roba catartica o andare su quel tema comunque mi aiuta a fare una riflessione personale. Magari non serve per forza dirlo. L'esempio che faccio che per me è molto utile è quando si va a vedere un film horror. Uh-huh. O organizzi serata con gli amici a casa a vedere un film horror. Tu puoi dire, guarda, a me fanno proprio paura, poi non dormo la notte, possiamo vederlo con la luce accesa? E uno dice, ma io ero venuto per vedere il film horror perché volevo avere paura, non per avere la luce accesa. Certo. E allora uno dice, ok, non vengo la serata, oppure faccio altro, vado con un'altra persona dall'altra stanza a giocare a carte, per dire. Mm-hmm. Ma se invece tutti dicono, oh, noi vogliamo qui per avere paura a vedere il film horror, perché la roba figa del film horror è che ti fa paura. Certo. Quindi ci mettiamo qui con le luci spente e lo guardiamo. Arriva un punto in cui magari hai davvero paura. Ora, non è che ti metti a dire, oh signor, accendiamo tutte le luci perché terrore. È una cosa che stavi cercando, nel senso, la abbracci, inizia a fartela abitare dentro, perché è una sensazione che tu fin dall'inizio avevi messo in conto di poterla provare. Se proprio arriva un punto in cui non, cioè, dici, guarda, non ce la faccio più, ok che puoi accendere la luce o andartene. È chiaro però che è una cosa estrema, cioè stai andando contro al senso della serata. È chiaro che se arriva un punto di non ritorno lo fai, ma stai dando contro a quello che era la serata, perché la serata dava per scontato che ci prendiamo paura. Era l'obiettivo. Certo. O magari uno dice, boh, ok, sì, ma i film non fanno paura mai, mi divertono, guardiamoli. Quindi magari uno gioca a Will Not Abandon You dicendo, guarda, mi conosco, non sono traumatizzato da niente. Certo. Buona. Sì, sì. Però fare questo discorso prima, per me è più utile di, oh, settiamo le linee veli, perché settare le linee veli
magari uno diceva, beh, però io volevo andare a toccare una roba che mi creava disagio, non mi stai neanche dando questa opzione. E non lo dico come critica, è proprio una mancanza di consapevolezza che si può fare anche così. Perché, soprattutto in Italia, questo tipo di ragionamento è quello che ha preso culturalmente più piede, diciamo. Nel bene e nel male, perché comunque è comunque meglio averceli che non avere proprio niente o avere l'ignoranza totale sull'argomento. Sì, però questo articolo... No, è un discorso estremamente interessante. Ora... in realtà è molto tematico con il tipo di gioco che stiamo trattando questa sera, certo. Ma mi viene anche un altro ragionamento da fare, cioè che I Will Not Abandon You è un sistema che uno può usare di sicurezza. Mi viene da dire, se hai molta fiducia del gruppo con cui giochi e se hai fiducia che quelle persone siano persone delle quali tu ti fidi al 100% e quindi siano persone forse conosciute, forse, perché mi viene da dire sì, mi sto buttando, cioè io mi butto e dico che se la rete non mi tiene voi metterete le braccia sotto, perché voi siete lì, ok, lo so che non siete siete qui per non essere stronzi, per non fare una cosa per fare del male a me, ma per essere in fiction, per giocare a questo tema, ma io ne sono sicuro, cioè, come persona, cioè, io ti devo conoscere a un certo punto, certo. No? Quindi chiaramente cioè, giocare con persone che conosci è più semplice giocare in questo approccio. Per me non è una prerogativa, però, perché ad esempio se uno va a giocare una partita di calcetto, anche a calcetto ci si può fare molto male. Certo. Dai per scontato che la gente non è stronza. Se arriva uno che è stronzo e ti fa proprio i falli, con quello lì non dici me ne vado. Cioè, nel senso, smetti di giocare e con quello lì non vuoi giocare più. Certo, giustamente. Sì. È un'altra cosa che è molto tipica della comunità italiana. Continuo a dirlo, ma purtroppo, cioè purtroppo, nel bene e nel male, perché... Io continuo a evidenziare i punti negativi, ma ci sono molti punti positivi che invece si dà molta importanza comunque a delle meccaniche di sicurezza che comunque servono se uno vuole giocare con quelle. E, cioè che si dà per scontato che se giochi con degli sconosciuti lo stronzo è dietro l'angolo. Ci potrebbe essere qualcuno che è problematico, crea problemi al tavolo, o come cacchio si fa? Bisogna trovare un modo per, se succede... uscirne, che però è vero in tutte le attività che si fanno con gli sconosciuti, non è che il gioco di ruolo è certo. Speciale, se vai comunque a fare i go-kart è uguale a sì, sì. Certo. Cioè, nel senso, se c'è lo stronzo dici vattene via oppure me ne vado via io, no, che anche al tavolo è così. Poi uno può dire no, perché se attivi il trauma al tavolo crei dei danni pazzeschi, capito? Cacchio, la vita è fatta di rischi, nel bene e nel male. Ma sì, voglio dire, va bene, ma è l'esempio che facevi te prima, anche a calcetto, esco per divertirmi e torno a casa con, non lo so, col tendine spezzato. Col crociato rotto e me lo tiro dietro per 20 anni. Cioè, esatto. Che devo fare? Sì. No, ma è verissimo. Bene. Aspetta, una cosa sì, di Baba che è interessante. Vai. Cos'è che era? Baba dice, linee veli e il non ti abbandonerò, li ho sempre visti complementari. Ah, questo, volevo mettere il focus su questa frase, perché è interessante vedere l'origine storica delle linee veli. Ok. Che non è quella che pensate. Cioè, se io ti dico linee veli, tu mi dici come funzionano. Spiegami come funzionano i neveli. Allora, cioè si decide anticipatamente, in maniera anonima possibilmente, un bel foglio con scritto linee, quindi oltre a questa cosa non si va e quindi questo argomento non viene trattato o non viene, insomma, non viene trattato, velo è un argomento, un tema o qualunque cosa che invece viene trattato in maniera sfumata. Questo è come almeno lo conosco io. Poi... Esatto, tipo mettiamo linea molestie, nella nostra partita le molestie non ci sono. Non ci sono, esatto. Non ci sono proprio,
velo molestie è magari può capitare, ma se succede facciamo un fade to black. Fade to black, esatto, la scena non è che andiamo a raccontare nel dettaglio, esatto, però è successo, certo. Che questa qua è la versione che se tu chiedi a 100% delle persone ti dicono che è la versione strumento di sicurezza. In realtà le linee veli sono stati citati e formulati per la prima volta in questo supplemento che ho già citato, che è Sex and Sorcery di Ron Edwards, che è un supplemento di Sorcerer, che è un gioco con mille problemi, però è stato uno dei punti focali della scena Forge, non parliamone che è meglio. comunque in questo Sex and Sorcery parla di linee veli in questi termini che hai detto tu. Cioè il dire la linea è non tocco l'argomento, il velo è faccio un taglio o un fade to black, o comunque c'è però non ci vado troppo a soffermarmi l'attenzione. Ma ne parlava, ed è stato lui a parlarne per la prima volta, non in termini di tecniche di sicurezza, cioè non in termini di all'inizio del gioco mettiamoci lì e facciamo l'elenco di linee veli, ma ne parlava in termini di ho notato che a volte succede questo. Okay. Ho notato che al tavolo a volte ci sono delle persone che non vogliono, che tirano delle linee su degli argomenti, e ci sono delle persone che mettono dei veli su degli argomenti. Ok. E ne parlava in termini di proprio fenomenologici. Certo, sì, capito. Poi, però, come tutto ciò che scrive Ron Edwards, lui scrive molto male perché è un biologo, quindi ha quella forma mentis lì, è stato non capito. E per come se leggi il paragrafo sembra che lui dica ah, è una tecnica di sicurezza, facciamolo facciamolo all'inizio. In realtà, e qua mi ricollego quello che scrive Baba, linee veli e non ti abbandonerò... Ah no, c'hai ragione te, no, c'ha ragione Baba. Ragione lui. Dicevo, perché ho letto nessuno si farà male, scusate. Dicevo, linee veli e nessuno si farà male possono andare a braccetto, perché tu dici all'inizio del gioco, io dico linee veli, non voglio stupri, nessuno si farà male. Certo. Ma come dice Baba, funziona anche il non ti abbandonerò, perché comunque io so che cos'è che mi dà fastidio, però in io non ti abbandonerò, se provo quel fastidio lì, cercherò di abbracciarlo lo stesso. Magari è chiaro che io se ho fastidio nelle molestie non le metto, o se c'è una molestia non ci vado lì, e accetto però che qualcuno magari me le mette. Certo. Però è uno strumento che aiuta me a conoscermi un po', a prepararmi e a capire cosa che potrebbe darmi fastidio per prepararmi ad abbracciare quella cosa lì, ad abbracciare il fastidio, abbracciare il disagio. E io chiedo a te, proprio per curiosità, quando tu porti Cuori di Mostro, il gioco di cui stiamo parlando questa sera, come ti approcci a questa cosa? Partiamo dal presupposto che sia un tavolo di sconosciuti o quasi sconosciuti. Come lo approcci? Cioè, tu fai una dichiarazione di intenti, spieghi il gioco comunque in maniera... chiaro, cioè quindi andremo su queste tematiche, oppure decidi insieme al tavolo, quindi fai una specie di linee veli, usi invece altri sistemi, questi che hai appena detto, come ti approcci? Allora, presento il gioco a livello tematico in modo molto blando. Ok. Altro dovrò partire con una campagna domani, tra l'altro, con anche persone che non conosco o alcune con cui ho giocato veramente poco. Quindi spiego il gioco in modo blando. Di solito loro il gioco, almeno tematicamente, sanno cos'è. Non è che mi dicono che cos'è. Cos'è? Sì, se vengono a giocare si presuppone, esatto, un minimo, esatto, forse quindi, sanno cosa stanno facendo. Esatto. Però se dovesse proprio essere che arrivano che non sanno nulla, gli faccio un breve cenno tematico di cosa si va a giocare. Poi gli faccio in chiaro e tondo il discorso questo qua di nessuno si farà male e io non ti abbandonerò. Dicendo, io lo gioco non... A me piace giocarlo, voglio giocarlo, non ti abbandonerò. Siete tutti on board su questa cosa? Sì. Capito cos'è? Pensate bene a una roba che vi può dar fastidio. Guardate che se succede. State pronti nel caso a cercare di ascoltarlo sto fastidio, non a scapparne. Quindi faccio proprio questo discorso qua. Ma lo faccio tendenzialmente anche visto che a me piace giocare in questo modo... Quasi sempre quando gioco con sconosciuti lo faccio. Ad esempio, qua su Blood Manor Games,
per Halloween c'è stata una convention online, sì, giusto? Sì. Ho portato Quietus. Sì. Prima di giocare ho detto, lo voglio giocare, ho spiegato i due modi, ho detto, lo vorrei giocare, io non ti abbandonerò. Okay. Sappiate che potrebbe essere che ci sono delle robe che vi creano disagio. Tendenzialmente su questi argomenti qui, li ho pure detti, voi vi conoscete, se c'è una cosa che magari vi può provare disagio, fidatevi, provate ad abbracciarlo e non subito a scappare via. Ok. Quindi tendenzialmente faccio così, perché a me piace giocare in questo modo qua. Certo. Perché le cose che a me interessano nel gioco di ruolo sono andare a indagare in profondità delle domande tematiche, e se lo fai in questo modo, cacchio, devi un po' sporcarti le mani quando devi andare in così, sì, in profondità, sì. E quindi se lo giochi in Nessuno si farà male, non riesci tanto a scendere in profondità. Certo. Nel bene e nel male. No, ma io sono molto d'accordo e mi piace molto infatti questo approccio qui. Ed è molto interessante, che era qualcosa che personalmente non sapevo, appunto questi due approcci, Nessuno si farà male e Non ti abbandonerò, come sono spiegati, perché è molto chiaro che cosa si va a fare, pur essendo delle due meno chiaro, perché tu non metti, in realtà non fai una lista di niente, dici semplicemente due approcci, no? Dico, quindi usiamo questo approccio e quindi cominciamo a mettere delle linee, dei punti e delle cose, oppure vi fidate e provate e vi fidate anche di voi stessi, quindi è una specie di anche appunto mettersi alla prova e cercare di abbracciare il gioco così come concepito o come io lo concepisco, visto che ve lo sto portando. No, è molto interessante, assolutamente, è una cosa sulla quale mi dovrò anche informare. Vi posto un'intervista interessante di Maggie Baker, che è quella che ha formulato, mm-hmm, i due, Not Abandon You e Nobody Gets Hurt, è un'intervista interessante, un po' ne parla, però se cercate online ci sono, non c'è tantissimo, perché diciamo non ha molto poi esplorato l'argomento, perché alla fine quello è, certo, però... sì sì. E a te è mai successo qualcuno si tirasse indietro dopo? Perché il mio dubbio in questi casi è sempre che è difficile trovare qualcuno che mi dica no, io sono già sicuro che questa cosa mi ferirà mortalmente e quindi o lascio stare perché so già che andrà male, oppure lo so e ho la consapevolezza, quindi c'è anche un'autoconsapevolezza notevole, ci deve essere, di una persona che dice io so che questa cosa mi dà fastidio ma voglio affrontarlo, comunque voglio giocarci sopra. Molte persone, ma è normale anche, sai, nel momento in cui ti viene chiesto durante una sessione, è vero, ma è che qua, oppure nei 10 minuti prima di cominciare a giocare addirittura, che quindi è anche più breve, sei un po' pressato, c'hai la pressione sociale anche delle altre persone che stanno dicendo tutti sì sì sì, a me va bene, a me va bene, a me va bene, ok, dici ok, mi va bene. E poi... Sì, allora, è ovvio che la cosa della pressione sociale, però c'è uguale nei film horror. Ah, c'è uguale. No. Tutti, ma te mai dicono, andiamo a vedere L'Esorcista. Sì, sì, sì. Sì, cazzo, sì, l'ultimo stronzo che dice, no. Esatto. Però lì non si può schivare. No, ma non dico di schivarla, però infatti dico, ma a te è mai capitato che poi qualcuno... Che si tirassero indietro a metà o dopo... Allora, la cosa più vicina... Mi è successo persone che hanno proprio avuto una reazione molto pesante, di rabbia. Ah. Penso, la volta quella più estrema è stata, penso... Però anche lì era estremamente chiaro, era un gioco diverso tra l'altro nella Monsterlands, era estremamente chiaro che si giocasse in questo modo, ne erano tutti consapevoli, però lì c'è stata proprio una reazione proprio di pancia, di rabbia verso il giocatore o verso, no, verso la situazione, cioè il giocatore ha provato rabbia davvero. Perché poi lo ha detto. E infatti mi è rimasta, visto che tu lo chiedi, mi è rimasta impressa, perché era proprio una roba genuina. Certo. Verso la situazione che c'era. È un gioco... Non è forse ancora edito, in realtà. È Stonewall 1969. Ah, sì, sì, ho presente. Di Stefano Burki. Sì. Io, Stefano, lo conosco bene, ci ho giocato, ci ho fatto playtest anni fa, tipo 12, 70 anni. Ma infatti io da un po' che ne sento parlare di quel gioco, però ho visto che lo stanno peraltro pubblicando solo ora, mi sa. Sì, ha avuto una storia editoriale molto lunga, non so tutta la storia, perché quando l'ho giocato nel 2016, mm-hmm, 15-16, una cosa così, sì, e Stefano, ma nel manuale lo dice, cioè poi
ci sono delle meccaniche di sicurezza comunque nel manuale, ma molto più vicine a come gestire I Will Not Abandon You. Tipo c'è la tecnica del tunnel, ad esempio, se comprerete Stonewall, leggetela. E lì ne fa proprio, cioè il non giocare con linee veglie, eccetera, ne fa quasi uno statement politico. Okay. Perché non so se, probabilmente non so quanti di voi che ci ascoltano conoscono Stonewall 1969 o sanno cosa è successo a New York nel 1969 legato allo Stonewall Bar, che erano dei pochi ritrovi, uno dei ritrovi per omosessuali negli anni 60, alla fine degli anni 60, che è l'altro ieri, in cui era illegale vendere alcolici agli omosessuali, tipo che ti mettevano in gattabuia per una serata, e come anche vestirsi con vestiti non appropriati al tuo genere, fare fusioni in pubblico con una persona non del genere opposto, eccetera. E nel manuale dice: quelle persone non ce le avevano le linee veli. Questo gioco è un gioco che parla di sopravvivenza. E quindi neanche voi avrete il lusso delle linee dei veli. Ci sono degli altri modi. Tipo c'è la tecnica del tunnel. Può piacere o non piacere, però. E lì ne fa proprio uno statement politico. Certo. Mi è successo lì. Mi è successo lì. Però si stava tutti giocando nettamente su I Will Not Abandon You. Anche perché, cacchio, giocare Stonewall con Nobody Gets Hurt lo indebolisci tantissimo. È proprio vedere l'esorcista con la musica di Benny Hill sotto. Va bene, lo puoi fare, però. Esatto. Infatti, non ha molto senso. Assolutamente. A questo punto, visto che stiamo parlando da un po', ma dici veramente, hai detto un sacco di cose iper interessanti e non ho neanche guardato il tempo, ma siamo già a 1:20, che più o meno è più o meno quello che tengo la durata delle puntate, ma in realtà non ci sono limiti. Abbiamo parlato di molto, devo dire. Abbiamo parlato, sì. Ma va benissimo, abbiamo toccato tanti punti, ma la cosa che ti volevo chiedere è... giusto per finire, allora, punti di forza secondo me sono venuti fuori bene del gioco, nel senso che il perché a te piace, ma lo ribadirei, e soprattutto di fare l'avvocato del diavolo di te stesso e dire che cosa invece non ti piace o non hai mai digerito di questo gioco, che potrebbe essere fatto meglio o altro, se c'è. Poi magari... No, sì, la perfezione solo Allah è perfetto, come dice il Corano. Punti di forza. Allora, i punti di forza... allora è un gioco molto focalizzato. Nel senso, ti promette di giocare una cosa e te la fa giocare. Né bene né male. Nella comunità indie di qualche anno fa... C'è ancora qualcuno veterano che se la ricorda. C'era questo meme di dire: ah, ma in questo gioco non posso fare il professore di francese. Questo perché in una convention un giocatore che voleva provare Monster Hearts disse: ma io voglio fare il professore di francese. E l'MC, il master, diceva: non puoi, devi fare per forza l'adolescente. Ma io voglio fare il professore di francese. Poi perché di francese poi? Che è una lingua del cazzo, vabbè. Il professore di francese non puoi, è un gioco dove devi fare gli adolescenti, in casa di adolescenti mostruosi, non puoi, devi fare l'adolescente. Lui se n'è andato dicendo: che gioco del cazzo, perché non puoi fare il professore di francese. Quindi questo meme, se beccate qualche veterano della comunità indie, gli dite il professore di francese, vedete che si illuminerà. Quindi è un gioco estremamente focalizzato. Certo. Salutiamo quel giocatore che sarà ancora in giro. Ti promette di fare una cosa e te la fa fare. Stava studiando francese. Esatto. È il professore di francese. È professore di francese. Professore di inglese, proprio per ironia totale. Esatto. E quindi ti dà gli strumenti per farlo. Se vuoi metterti in gioco e andare a esplorare quelle tematiche lì, il gioco è proprio un carry-on che funziona perfettamente per farti sbocciare e darti una bussola per andare a esplorare quelle tematiche lì, che sono tantissime. Tu magari puoi anche iniziare a giocare, anzi, fatelo, iniziate a giocare senza una roba che volete esplorare e poi magari ci incappate strada facendo. Mm-hmm. Ed è interessante questa cosa qua, andiamo a indagarla un po' più in profondità e tenete quella in mente come faro, appunto.
oltre al fatto che comunque l'estetica degli adolescenti, cioè a uno che piace i teen drama e comunque un po' di urban fantasy di mezzo c'è comunque, perché ci sono comunque i vampiri e i licantropi, certo, è comunque una roba stimolante. Quindi fa delle promesse chiare che mantiene per me il gioco. Ok. E i lati negativi sono che, cacchio, è purtroppo un po' come un po' tanti Powered by Apocalypse, rimane comunque un'esperienza un po' iniziatica. Mm. Cioè, poi non lo so davvero dire perché dovrei vedere, però facendo un esame di coscienza, cacchio, prenderlo da zero, cioè uno che dice ho giocato a tutt'altro nella vita oppure mai a nulla, mi compro il manuale di Monster Hearts, me lo leggo, prendo i miei amici e lo giochiamo, una persona che è venuta da una cultura ludica completamente diversa o che non ce l'ha fa veramente fatica. Mm. Perché ci sono un sacco di procedure, principi da tenere in mente che non sono scontati. Perché è molto più facile giocare se c'è una storia prestabilita. È praticamente come vedere un film interattivo così. Certo. Se non c'è, cazzo, è molto più difficile, perché a un certo punto tu dici, sì, vabbè, ma che stiamo a fare qua esattamente? Dov'è il punto? Perché uno si immagina che c'è un punto. C'è il drago da uccidere alla fine. C'è il computer centrale da hackerare e la fuga dal grattacielo. C'è una roba del genere. Perché siamo abituati narrativamente così. Qui non c'è niente di tutto questo. Anzi, il gioco non fa proprio niente per aiutarti ad avere un climax o delle scene di apoteosi. Ci saranno delle piccole... È più un'altra roba molto politicamente scorretta che mi viene da dire. Mentre tipo i giochi più tradizionali con un plot, una storia, è l'orgasmo maschile. Questi qua è l'orgasmo femminile. Perché l'orgasmo maschile tu hai build up e poi l'esplosione. Quello femminile sono tanti... Sì, sì. Vabbè, okay. Censurate varie parti di quello che sto dicendo, comunque. No, no, non censuro niente, quindi... ma poi è assolutamente tematico con Monster Hunter. Esatto. Va benissimo. E quindi sì, cioè, rimane per me comunque un'esperienza iniziatica. Mm. Ok, capisco, sì sì. Poi magari no, cioè, magari potete venirmi a dire, guarda che dici cazzate, io il primo gioco che ho giocato, ho letto, abbiamo giocato benissimo. Io sono partito dicendo che pur, cioè, ho avuto delle difficoltà, poi non lo so, ripeto, poi magari sono problemi miei, però obiettivamente per entrarci ho avuto bisogno di un attimo, come player, poi ripeto, come master, io ti dico, io l'unico PBTA che ho comprato, perché mi sono divertito un sacco a giocarlo e quindi l'ho comprato, è stato Passione della Passione, quindi è proprio una roba divertente. È molto ben fatto. Però è molto ben fatto, esatto. Molto ben fatto. Però non mi sono ancora sentito di portarlo come GM, perché... come MC, anzi. Tutti e due o anche Passione? No, Passione perché l'ho... Ah, non l'hai mai fatto da MC ancora? No. Li ho solo giocati i PBTA, perché comunque... ma infatti mi interessa però, cos'è che ti blocca da dire un attimo, voglio prima capire ancora meglio, e non è che dici vabbè, pronti via, cos'è che... Ma sai che credo che sia un misto, almeno per quello che mi riguarda, tra il fatto che io vengo da una cosa più tradizionale, quindi mi piace preparare. Ma proprio mi diverte preparare qualcosa, qui non si prepara nulla, che è bellissimo, o praticamente nulla. Allora, in Passione prepari qualche set, qualche scena. Se ne può parlare, perché tipo, qua c'è una roba molto importante che dice Ron Edwards, che lui distingue tra in inglese viene un po' meglio, in italiano è pianificazione e preparazione. Ok. Sono due termini... sono sinonimi, però per come li usa lui, è che la pianificazione è che tu prepari un po' la direzione che prende la storia. Mm. Dici, va bene, ok, magari succedono robe diverse, robe che non mi aspetto, però tendenzialmente si andrà là. Sì. E quindi ho pianificato. Nella preparazione, invece, io non ho il controllo su quello che succederà, però sono preparato. Ok. Ad esempio, in Monster Hearts, io domani devo giocare, ho preparato già tipo... la mappa dei luoghi della città, certo, la classe, delle cose dentro la classe, della classe, personalità di spicco del liceo,
Infatti, Eugene dice: ma perché usare le parole con il loro significato? Sarebbe troppo facile. Dillo a Ron Edwards che non lo fa mai. Ma vabbè. Quindi cioè, è in Apocalypse World tantissimo. In Apocalypse World cioè, ti spiega proprio come fare la preparazione ed è molto puntuale ed è anche abbastanza lunga. Ci sono i fronti, le minacce. Quindi c'è un grosso lavoro di plan, di preparation, per citare sempre Ron Edwards. Non è che... cioè, questa cosa qua è un po' passata, again, tantissimo nella cultura ludica italiana, che il Power of the Apocalypse, tu devi partire senza giocare senza niente. Sì. Perché il gioco è figo, cioè funziona così, vai, che il gioco ti... non proprio. Cioè, tipo, se tu leggi Apocalypse World... per un cazzo ti dice di fare così, ti dice proprio di fare la preparazione e ti dice come farla, però la preparazione anche in Monster ti dice come farla, non è... poi in Passione della Passione non mi ricordo, devo dire, non l'ho letto tutto, però è una seconda generazione, ecco, di... allora uno era questo motivo, che se, appunto, già partiamo col presupposto che ho sbagliato già a interpretare determinate cose, quindi avevo delle paure senza neanche aver verificato quello che era, però vabbè. E in secondo luogo, l'aspetto che tu dicevi prima, che io avevo fatto delle note, tu dicevi ma le mosse non sono così determinanti, oppure non sono... non vanno... ecco, l'aspetto delle mosse a me un po' intimorisce come MC, nel senso che quelle generiche, quelle cose, soprattutto se non se le ricordano i giocatori, cioè quindi se, oppure se un giocatore non l'attiva apposta e quindi narra una scena e c'è qualcosa che si attiva, io come MC, perché altrimenti il gioco non va avanti, cioè nel senso devi capire quando una determinata mossa si sta attivando e ho paura di non riuscire a tenerle a mente, banalmente. Sì, cioè nel senso... quello, diciamo, è il corrispettivo di conoscere il regolamento di un gioco che certo, stai giocando. Certo, tendenzialmente. Sai cos'è? Se uno inizia a giocare, è ovvio che la prima volta che uno fa l'MC, ecco, dice... esatto, perché venendo da un gioco tradizionale... e guida subito. Perché su un gioco tradizionale potrà cambiarti la regoletta, ma lo sai che quando entrerai in combat ci sarà più o meno un'iniziativa. Una roba simile. Più o meno una cosa, esatto. Oppure ci sarà un tiro per... però che peraltro è come io gioco, cioè è come la mia forma mentis con i Power by Apocalypse, cioè ormai se devo giocare a un Power by Apocalypse che non conosco, comunque dico va bene, ok, ma ci saranno comunque le mosse, fammi le mosse saranno quelle, sì. È un po', non è, cioè, non è molto corretto, perché comunque il gioco secondo me andrebbe comunque letto a prescindere, comunque, ma certo, è ovvio. E Baba dice comunque tutti possono dirti che la mossa si è attivata, presuppone che anche i giocatori però abbiano... bravo, esatto, cosa che non succede, un cazzo di niente, cosa che non succede mai, esatto. Esatto, però nel senso, se non si parte a provare non si imparerà mai, cioè uno non può imparare, non puoi pretendere di diventare un bravo lottatore di box se non metti in conto di prendere qualche pugno. Sì No, ma Eugene scrive, ma in realtà è relativamente facile perché il foglio in mezzo al tavolo ce lo tieni. No, ma sono d'accordissimo, ma io infatti poi anche quando mastero, cioè, ho i foglietti qua, il PDF aperto, cioè, ho tre monitor, ragazzi, quindi mi tengo più di una cosa aperta. Il problema è che poi sai, mentre narri, mentre l'altro parla, stai ascoltando, ti sfugge la cosa, però... ha ragione dannato, cioè nel senso, raga, bisogna buttarsi e farlo, quindi niente, va anche bene. Anche da dire che non è che se tu giochi... e non hai attivato una mossa perché te la sei scordata. Oddio, cosa succede? Esatto, vabbè. Cioè, dice, le sirene qua sotto cosa sono? E c'è la RPG Police. Esatto, che la polizia del GDR che arriva. Sì. Ripensi, cazzo, lì c'era la mossa che a cazzo avrei dovuto attivarla, vabbè. E la prossima volta lo fai, cioè nel senso... Sì. Ah, sì, beh, certo, dopo un po' di volte prendi la mano e vai tranquillo. No, ma ne sono sicurissimo, Eugene, cioè, figurati. È proprio una forma mentis un po' diversa rispetto agli altri giochi, ecco. Quindi bisogna un attimo fare lo sforzo, che non è uno sforzo, perché è un divertimento. Cioè, quindi mi deve venire la voglia di dire, oh, dai, oggi si gioca questo, mi ci butto e lo fa. Punto. Sì, poi, nel senso, tendenzialmente uno lo fa perché... gli interessa quel gioco lì. Certo. Perché c'è un qualcosa che ti ha ispirato di quel gioco lì. Cioè, nel senso, tutti noi abbiamo per la prima volta giocato a un gioco. Io ho avuto la fortuna di giocare, tra l'altro è stato il primo Power by Apocalypse che giocai.
Monster Hearts proprio, non partì né da Dungeon World, che è un altro classico, o né Apocalypse World, partì da Monster Hearts e lo giocai con un MC che lo conosceva già. Poi io prima di giocare mi lessi comunque quel regolamento perché mi piace comunque arrivare imparato già, certo. Però ho avuto quell'esperienza iniziatica, non me la sono dovuta fare io. Sì, sì. Per quello che dico, che purtroppo non posso parlare per esperienza personale, perché ho avuto la fortuna di avere uno che il gioco l'aveva già decodificato e me lo faceva provare. Sì, sì. E sperabilmente l'aveva decodificato bene, perché poi... Sì, certo. Che non è scontato. E va bene. Assolutamente bene. Io sono molto, molto contento di questa chiacchierata. Ora... Fammi vedere un attimo, guarda, butto un attimo un'occhiata al volo per vedere se ci siamo dimenticati qualcosa di importante. Ma allora, vabbè, di importante. In questo caso credo che forse, anzi non lo so, però te lo chiedo perché non ne sono sicuro. Ad esempio, una cosa che a me, prima parlavamo di iniziare a registrare, di PDF, manuali fisici, eccetera. Io dicevo che a me il libro come oggetto fisico piace. E a me piace molto l'estetica anche di un manuale, cioè quale tipo di carta è usato, che grammatura, se la pagina è lucida o opaca, le illustrazioni, la copertina fatta in un modo o nell'altro, a me piace, proprio mi soddisfa visivamente. In questo caso l'estetica del manuale c'è, non c'è, è importante, non è importante, illustrazioni, non illustrazioni? Ma è super minimale, super diciamo. Probabilmente perché attinge a un immaginario che è talmente chiaro in tutti noi, cioè certo. Il liceo poi non è detto che per forza sia in un liceo americano, però quella roba lì degli adolescenti nel liceo, che magari sono pure una, cioè pure una roba magari un po' soprannaturale, è un immaginario che è talmente universale nel mondo occidentale nostro che sì, nel senso le immagini sono estremamente minimali, in bianco e nero, sono quasi delle, sono più delle foto ritoccate che delle illustrazioni. Nella versione inglese è così, nella versione italiana sono delle illustrazioni disegnate che un po' ricalcavano quello stile lì bianco e nero. C'ha un po' un'impaginazione un po' tutta goticosa, è da edgelord perché è un po' quello che poi vai a fare tendenzialmente, però... Che sta capitalizzando su un immaginario che è talmente chiaro dentro ognuno di noi, e chi non ce l'ha tendenzialmente non andrà a giocare questo gioco qua, certo, perché è anche un gioco che è subito, uno ti dice mi fa proprio cagare, ma mai nella vita lo farei, sì, ma, sì. Ma sacrosanto, ma ovvio che, cioè, ma la maggior parte delle persone è così e ci mancherebbe altro, quindi delle immagini più, cioè un manuale più ricco non avrebbe veramente aggiunto niente secondo me. Certo. Bene, bene ragazzuoli, io vi chiedo a voi che siete in chat se avete delle ultime cose da chiedere eventualmente a Dannato oppure da dire. Io ho anche delle esperienze personali di gioco vissuto, esatto, di portare assolutamente le vostre esperienze se le avete con il gioco, ora o mai più, perché sono arrivato lungo ma mi ero perso ad ascoltare Dannato, che è stato veramente... abbiamo toccato molti argomenti, abbiamo fondamentalmente parlato di Monster Hearts, di sì. Power Bar Apocalypse in generale, sì. Esatto. Anche un po' di meccaniche di sicurezza, la side quest sulla sicurezza, che non era male, cioè, comunque esatto. È un discorso che è interessante e a prescindere è un discorso che va fatto spesso, cioè, certo. È bene che se ne parli il più possibile, appunto perché magari uno non si rendeva conto che ci sono molte altre alternative. Sì, sì, assolutamente. Adesso c'è... A tipo a te è successo di utilizzare delle meccaniche di sicurezza? Io sono... sono sincero. Non tu, magari non tu, ma anche che le viste al tavolo. Io... Non più di tanto, nel senso che o ho giocato con persone con cui avevo già giocato, ma le prime volte che giocavamo... se sono io il master cerco di mettere abbastanza in chiaro che tipo di gioco è e su cosa si basa. Io amo la cosa cinematografica e gioco spesso giochi ispirati a cose cinematografiche, quindi la reference è chiarissima, cioè se giochiamo ad Alien, raga, quello è quello che si vede nel film. Vi disturba? Se vi disturba,
non è il gioco per voi. Si arriva lì, ecco, quello io è stato, sono state un po' le mie dichiarazioni di intenti, le cose. Non ho mai trovato però no, problematiche di altro tipo, anche se ritengo sia molto importante farlo, ma anch'io come abitudine non faccio mai una preparazione di meccaniche di sicurezza, ma anche perché non vado mai a giocare tematiche potenzialmente pericolose. È vero che possono scatenarsi da qualunque giocata, da qualunque gioco, in qualunque argomento, e ne sono conscio. Però anche questo però... che dici è interessante, perché è proprio una forma mentis che non è scontata. Cioè, non è per forza scontato che mettersi a giocare di ruolo dicendo però aspettate, perché potrebbe essere che il trauma è dietro l'angolo. Ma perché? Cioè, nel senso, è ovvio, no, che ma può succedere, allora io ma per, non poi... vedo che la calcetto dicendo minchia mi faccio male. No, di no, sicuro. Piano, io poi voglio dire, non credo che, cioè non credo, spero di no, che giocando uno ne esca traumatizzato, nel senso, tra il trauma e il fastidio, tra il trauma e il fregarsene ci sono tanti strati di fastidio che magari non... No, è... lo dico perché è proprio la postura che vedo praticamente ormai diffusa ovunque. Cioè il dare per scontato che noi giochiamo, facciamo una roba pericolosissima dove potremmo farci del male seriamente, quindi bisogna mettere in chiaro, cioè questa cosa qua non la vedo fare praticamente in nessun'altra attività sociale, e questo è il punto. Però vabbè, sono sì, io sì. Che ranto sulle meccaniche di sicurezza, l'ho fatto per un'ora già, non voglio andare avanti. No, ma è verissimo, Ma ecco, il discorso sulla morte che dice Eugen, che cita un personaggio di Francesca, che è morto molte volte, che in Monster Hearts è molto probabile che il personaggio muoia. Ok. C'è un modo per evitare che muoia. C'è una mossa che si attiva quando stai per morire, per non farlo morire. Però la morte è praticamente sempre dietro l'angolo. È molto, molto possibile che qualcuno muoia, okay, in una campagna di... E poi Baba dice, mai giocato a Monster Hearts, ma mai stato così interessato. Io ho un Bane fatato. Cioè, se... Sai, tipo le fatte che se li lanci i chicchi di riso devono fermarsi a raccoglierle. Il mio è, se uno mi chiede di giocare a Monster Hearts, non posso dire di no. Certo. Nel bene e nel male, quindi sappiatelo, se me lo fate io sarò obbligato, sono compelled a giocare Monster Hearts. Esatto, il libretto di dannato dice che esatto. Deve dire di sì. Dovrò dire di sì. Dovrà dire di sì, a chiunque glielo chieda, quindi sappiatelo. Interessante, ecco, Baba magari sfrutterà questo tuo... Esatto. Sì. Poi inizio domani una campagna, quindi un attimo, però esatto. Tendenzialmente dovrò dire di sì. Bene, bene ragazzuoli, io direi che andiamo in chiusura, che questa puntata è stata lunga, densa e interessante, e quindi io ringrazio ancora una volta Dannato per essere stato qui con me, con noi che eravamo qui questa sera, grazie mille. Grazie a te per avermi invitato, è un gioco che ho molto a cuore. A proposito. Io. E io chiudo sempre con una frase di chi più saggio di me disse che noi questa sera abbiamo parlato per ben un'ora e 43 minuti di giochi di ruolo, ma per ogni minuto passato a parlarne bisogna passarne almeno due a giocarli, quindi mi raccomando, giocateli, venite su Blood Manor Games o trovatevi al tavolo con gli amici o fate quello che volete, ma giocate. Io vi saluto tutti e vi do appuntamento al prossimo mese con Talk Manor Games. Buonanotte a tutti.